cosa è successo? Aiuto! Chiama mamma! Corri! Mannaggia papà! Aiuto! C'è incastrata la mano dentro la lavatrice! Cosa? La mano dentro la lavatrice? Sì. Ma sei in bagno, chi era? Alla fine cosa vuoi giocare? Un po' a pallone, un po' nascondino, quello che vuoi. A pallone. Ah, a pallone, ok. Ma Chiara, che cosa mi fai i capelli oggi? Ti alliscerò i capelli. Bravissima, ma... Dove state andando? Sì, veramente, dove andate? Ehi, noi andiamo fuori a giocare, ok? A dopo, ciao! Ciao. Ma scusate, ma aspettarci? Infatti, aspettateci. Cioè, non lo so, almeno giochiamo tutti insieme. Bah. Voi fatevi le vostre cose da femmine, noi arriviamo. Papà, mica dobbiamo stare sempre con le femmine, andiamo a giocare a casa. Ma sì, infatti, andiamo, lasciamoli stare loro. La porta! La porta! Pure la porta aperta hanno lasciato? Neanche la porta chiude questi maschi. Chiara, ma scusami, domani secondo te, dato che devo andare dall'estetista, di che colore me le posso fare? Scegli questi colori. Ah, grazie! Ma secondo te, essendo che siamo a febbraio, dovresti fare un po' azzurro e un po' blu con un po' di glitter bianchi e azzurri, perché è inverno, diciamo. Ah, tipo questo? Sì, bello, con mi un piace. Po', di bianco, tipo. Però mi piace anche il verde, eh? No, sì. Il verde blè. Secondo me dovresti metterti questi due colori con un po' di glitter, tipo sul blu i glitter bianchi e sul bianco i glitter blu. Ah, bene, bene. Vabbè, ho scelto il colore. Che colore? Blu e bianco, come mi hai consigliato tu. Ok. E adesso io che sto facciamo? Le unghie, perché ce l'avevo veramente molto molto lunghe. Io mi sto un po' annoiando, Chiara. Cioè, continuare sempre a fare le cose da femmina non è che mi piace molto, eh. Anch'io mi sto annoiando, ma non so cosa fare. Mamma, oh amore, possiamo giocare con loro? Sì? No, cosa? Faremo una cosa molto più divertente. Cosa? Secondo te? Penso loro quello sono... che sto pensando io? Non lo so, io non so che cosa stai pensando, ma loro sono fuori, noi siamo dentro. Perché non li spiamo? E vediamo che... Pallino ci ha dato il consenso, quindi batti 5. Andiamo a spiare papà Antonio e figlio Diego. Ok. A proposito, mamma, mi sono limata veramente bene le unghie. Ah, ok. Guarda Diego, guarda come si palleggia. 1, 2, vai. Grande. Che banali, c'è una palla. Sì, però vabbè, io devo dire che i maschietti giocano sempre alle stesse cose. Vediamo. No, non si vede bene. No, aspetta, facciamo una cosa. Che ne dici se li spiassimo direttamente da fuori? Buona idea. Ok, vabbè. Vieni, veloce. Va bene, andiamo. Allora, eccoli lì. Sì, mi raccomando, non ti fare beccare. Andiamo. Alla faccia che ti ho detto che non ti dovevi far beccare, Chiara. Ok. Dai, allora, vai. Ok. Giù. Eccoli là, stanno giocando a palla. Quindi noi possiamo andare, Chiara. Sì, dai. Sì, dai. Andiamo. No, come no? No. Sì o no? No, dobbiamo passare da dietro, secondo me. Perché? Perché da lì non possiamo passare? No, perché c'è papà che ci vede. Ok, quindi tu dici di passare di là? Sì, vieni. Ok, allora aspetta che intanto guardiamo. Guardate un po' cosa stanno facendo. Stanno giocando a palla. Secondo me... Cioè, ma tu vuoi fare tutto... Tu vuoi fare tutto il giro e poi nasconderti dietro quel cespuglio lì? Sì. Ok, allora corsetta. Andiamo. No, come corsetta? Chiara! Io non ho 8 anni, ne ho 30. Calma, ho già il fiatone. Poi mi viene l'ansia se ci beccano e siamo fritti. Zitta! Sì, dai, andiamo. Sì, dai. Ok, ecco, gli ho detto a Chiara di non correre. Oh, vabbè ragazzi, piano. Ma perché stai camminando? Cosa devo fare? Devo correre.
Mamma mia. Ok, lei si nasconda dietro l'albero, va bene. Allora ragazzi, se lei si nasconde dietro l'albero, io non posso nascondermi anche io dietro l'albero, perché due persone dietro un albero possiamo essere più riconoscibili. Quindi dobbiamo... Sì, arrivo! Sì, ho capito, arrivo, va bene. Ok, diciamo che è grande quest'albero, ma non so se... Ok. Di qua, andiamo di qua. Ok. Dimmi. Chiara, ma dove stai andando? Guarda che ti beccano, sono qua e se ti beccano. Mamma, tranquillo, qua non mi becca nessuno. Alla! Cosa ci fate qua? Niente, stiamo cercando le margherite. No. Siete fuori? Ecco, la palla in testa. Chiara, sapevo, l'hanno beccata. Sì, niente. Mannaggia te, mamma, ci stavate spiando di non venire. No, mannaggia a te che ti sei fatta prendere con quella maledetta palla, Chiara. No, non vi stavamo spiando. È che io e Chiara volevamo fare la corona di margherite. Ma cosa ci fate voi qua? Secondo me ci stavano spiando tutte e due. No. Vabbè, noi andiamo a finire di giocare. No, vabbè, vediamo anche noi. Anche io gioco. Anch'io. Dai, giochiamo insieme allora, dai. Vado. Passala, su, su. Vai, vai, vai. Guardate come si palleggia. Hop. No, due. Uno, due, tre, quattro, cinque. Ma è un campione! Mi sono però dimenticata che devo andare a fare la lavatrice. Aspetta mamma, io vado in bagno e al mio ritorno tu vai, ok? Ok, va bene, dai, io intanto palleggio. Nel mentre Chiara va in bagno. Addio. Allora, 2, 3. Ragazzi, io non dovrei andare per davvero in bagno, ma voglio fare una sorpresa alla mamma che farò la lavatrice. Visto che sto diventando grande, anch'io devo imparare a fare la lavatrice, non credete? Ragazzi, non mi ricordo come si fa una lavatrice. Anzi, non l'ho mai fatta. Ma forse se controllo nel mio libro, forse c'è scritto come fare una lavatrice. Il mio libro non parla di lavatrice. Vabbè, me la caverò da sola. Diego, nel mentre che Chiara sembra che si è persa in bagno, mi fai vedere, anzi, mi insegni come si palleggia veramente? Fammi vedere. Mamma, è molto semplice, guardami. No, aspetta, no, vabbè, aspetta. Ma col ginocchio, fammi provare col ginocchio. Oh! Ah, dimenticavo. Se vuoi sapere cosa contiene il mio libro, puoi andarlo a comprare nel link in descrizione su Amazon oppure in tutte le librerie di Italia. Vabbè, andiamo a fare la lavatrice, se no la mamma pensa che ci metto tanto. Finalmente è uscito il nostro libro in tutte le librerie d'Italia. Lo potrai acquistare anche nel link in descrizione. Cosa aspetti? La notte dei sogni ti aspetta in tutte le librerie. E soprattutto non dimenticare che avrai un super regalo, il nostro poster autografato. Come prima cosa dovrò prendere i panni sporchi e metterli nella lavatrice. Eccoli qua i panni. Oh Anto, ma Chiara che fine ha fatto? E sarà in bagno, cioè ha detto che andava in bagno, poverino, lasciatela stare. Ma scusate, non vi sembra che è un po' troppo che Chiara è in bagno? Ma Diego di testa. No, vabbè, Diego, per favore, puoi andare a controllare? No, Antonio, a me dai, mi sta Diego, vai facendo a controllare, preoccupare. Facci sapere, dai, di muoversi se dobbiamo giocare a pallone. Ok, come prima cosa dividiamo le cose. Ok, perfetto. Chiara, ti sei persa, quanto ci vuole? Chiara, quanto ci metti? Chiara! Oh, già già, quanto peso? Oh oh, quanti tasti! Ok. Oh oh, ragazzi! 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 Stacca la telecamera! Non riesco! Aiuto! Stacca, t'ho detto! Stai scherzando, Chiara? Stacca! Ma veramente? T'ho detto stacca! Aiuto! Macchiette e macchiettine, abbiamo una super novità da darvi! Domenica 12 febbraio saremo alla Fiera di Bologna. Dalle ore 14 ci potrete trovare presso il nostro stand. Vi aspettiamo numerosi! Figlia Chiara, mamma Giulia. Chiara! Ma...
Resta qui, vado a chiamare qualcuno. Aiuto! Aspetta, sta arrivando qualcuno, fermati! Ai! Chiara, Chiara! Arrivo! Chiara, cosa è successo? Aiuto! Chiara, mamma, va! Corri! Mannaggia, mamma, papà! Aiuto! Cioè, 2 ore, mi sembra assurda come cosa, eh? Mamma, mamma, è successo una cosa a Chiara! Mamma! Mamma, papà, è successo una cosa! Cosa è successo? Chiara c'è incastrata la mano dentro la lavatrice! Cosa? La mano dentro la lavatrice? Sì. Ma se era in bagno, papà. Chiara! Come faccio, come faccio? Chiara, amore, sto arrivando! Cos'è successo, Chiara? Oh, ti volevo aiutare! Aspetta un attimo! Calmati, fermati! Non ti muovere! Non ti muovere? No, Chiara, non devi muoverti! Non ti muovere! Non ti muovere! Stupida, immediatamente! Ok, fermati! Invece di agitarti così... Ferma, Chiara, stai calma. Possiamo capire come hai fatto a incastrarti la mano dentro la lavatrice? Ti volevo aiutare! No, aspetta, fammi vedere! Non riesci a muoverla? Guarda come... Antonio, stai sono fermo, gonfiate. Fermo, fermo, ci... Antonio, gli sono gonfiate le dita alla bambina. Ok, è tutto acciaio qua, quindi stai ferma con la mano, che adesso mi Antonio, si taglia. Stai sì. ferma per stai favore. Devi stare ferma, devi, Chiara. Devi rilassarti e stare un attimo calma. Allora, Anto, se tu vedi le dita della bambina, Diego, se io telefono. Mi avvicino, sono schiacciate dentro, cioè vedete? No vabbè, Chiara, io mi chiedo, ma come diavolo è possibile che tu ti sia ficcato in un pasticcio del genere? Allora, Chiara, guarda, ti volevo aiutare. Sì, ma aiutare, ma lo sai che non sono cose da piccoli, vero? State fermi un attimo, per favore. No, un secondo. Vedi che il cestello gira. Non girare il cestello con la tua mano, perché io ho paura che poi in qualche parte ci può essere qualche lama e noi non lo sappiamo. Vado a prendere qualcosa che fa leva. Ma scusami, così l'allargo. Sì, ma tipo una tenaglia, qualcosa. Sì, vado a prenderla, aspettate un attimo. Perché ha le mani completamente gonfie vado e screpolate. Vado a prenderla, arrivo. Vai, devi andare per forza. Stai lì ferma che papà è andato a prendere qualcosa per liberarti. Arriviamo subito, Chiara, stai ferma lì. Mamma no, mamma no. Allora, ti stai sentendo male, lo so. Chiara, ascoltami, appoggiati qua. Stai tranquilla. Sono qua, mi sono arrivo. Ok. L'unico attrezzo che ho trovato è questa. Ok, prova arrivo. E vediamo. Allora, Chicca, ascoltami. Papà è arrivato. Guardami, so che tu sei forte e ce la puoi fare. Ok? Stai tranquilla. Io mi allontano un attimo, faccio spazio a papà. No, ok? Paura. Stai tranquilla, guardami. La mamma è qua con te, non ti preoccupare. Non sono aiutarti. Lo so che mi volevi solo aiutare, aspetta che mi allontano che vediamo. No, che mamma, ho paura, no, 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 allora. Ma non puoi stare con la mano così, non Chiara. Ho paura. Non puoi stare con la mano così, Chiara, si gonfia. Calma, calma. Allora, aspettate un attimo, stacca un attimo la telecamera, la bambina è troppo spaventata. Stacca un attimo. Io so che tu ce la puoi fare. Oh, no. Guardami un attimo negli occhi. Tu ce la puoi fare, sei una bambina molto forte. La mamma è qua con te. C'è anche Diego, mamma, c'è anche no, papà. Mamma no, mamma no. Ce la faccio. Ok. Ma non ho paura io. Lo so, lo so. Stai tranquilla. Giulia, mi fai togliere sta mano da lì, scusami, per favore, mi fai fare leva. Sì. No. No, papà, piano, per favore. Ma pannoccia, sta cavolo. La bambina. Chiara, ce l'hai fatta? Fammi vedere. Mamma mia, Chiara, ce l'hai tutta viola. Ok, dai, andategli là. Vai, porta di là la bambina. Ci hai fatto spaventare, Chiara. Veramente, Chiara. Come stai adesso? Tutto bene, amore? Ci hai fatto spaventare. Vai su, sopra il divano, io adesso vi raggiungo. Allora, Diego, hai visto quante cose possono succedere? Soprattutto quando i bimbi vogliono fare delle persone grandi? Quindi mi raccomando, anche voi a casa, non imitate mai Chiara, mi raccomando. Fatemi aiutare sempre un adulto. Bravissimo amore, mi raccomando. E nulla, finalmente Chiara la mano gli si è tolta dalla lavatrice e andiamo a vedere come sta. Vabbè amici, ci vediamo domani con un prossimo video. Ciao. Sperando che Chiara e Diego non ne combinino altre. Vabbè, andiamo. Ciao.